Questo emendamento lo proporremo da qui alla fine della legislatura fino a quando non verrà approvato, perché l'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale in modo sistemico e continuativo non è più rinviabile. Questo deve essere chiaro. Sono oltre 40 anni che si scrivono leggi, si fanno miglioramenti, si fanno degli interventi, così come questo testo che è in votazione, ma da gennaio a oggi sono 94 le donne che non ci sono più perché sono state ammazzate per mano di uomini. E questo è inaccettabile. E è proprio non voler capire che la violenza di genere è anche e soprattutto un problema culturale, perché si nutre ancora oggi di quelli che sono pregiudizi, stereotipi e patriarcato sociale rispetto a una dote pesante che noi ci portiamo ancora dietro di violenza istituzionalizzata. Grazie Presidente. Presidente, per suo tramite vorrei dire alle sinistre, ma in particolare al Movimento 5 Stelle, che legittimamente vorranno presentare un emendamento con cui autorizzare l'insegnamento dell'educazione sessuale fino al termine della legislatura, che il centrodestra, in particolare la Lega, fino alla fine di questa legislatura farà muro a quella che io definisco una nefandezza nelle nostre scuole per i bambini fino a 6 anni. Vede Presidente, stiamo per approvare una norma che va a contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica. Capisco che a sinistra dia un leggero fastidio il fatto che sia la destra, che sia la Lega, però la realtà è questa. Gli italiani il 25 settembre ci hanno consegnato la maggioranza, noi legiferiamo. Voi potete decidere se votare insieme a noi, ma di sicuro non inserendo l'educazione sessuale. Presidente, fino a questo punto c'è stato un dibattito parlamentare importante, ricco di spunti, di contenuti, però purtroppo, ecco che puntuale e inopportuno, come spesso accade in quest'Aula, è arrivato un contenuto che io definisco degradante, perché è per me sinonimo di degrado, è sinonimo di degrado pensare ancora una volta di Deputato inserire. Bonelli, si contenga. Si contenga. Lei ha diritto di parlare quando ha la parola. Prego. Non ha Lo detto niente di ribadisco. sconveniente. Siamo vigili e attenti. Ha espresso una sua legittima opinione. Questo è un Parlamento libero dove chiunque può esprimere il proprio parere nei confini del regolamento che non sono stati oltrepassati. Prosegua. Io rivendico la mia libertà di opinione nel definire degradante la possibilità di insegnare, ad esempio, o meglio, Presidente, per suo tramite, invito i colleghi a recarsi di fronte all'uscita questa mattina di una qualunque scuola della capitale e provare a chiedere ad una mamma, ad un papà, cosa ne pensano dell'educazione sessuale al loro figlio di 6 anni. Provateci, poi tornate qui e continuiamo il dibattito. Detto questo, Presidente, io ce l'ho particolarmente con chi parla di convenzioni, con chi parla di indicazioni nazionali, con chi parla ad esempio delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché questa è un'informazione che io devo dare a quest'Aula, dove tra le altre cose, e io non vorrei mai che in quest'Aula ci fosse anche un solo deputato favorevole a questo tipo di educazione sessuale, però tant'è che l'OMS stabilisce che ad esempio sarebbe opportuno invitare in classe alla scoperta del proprio corpo e dei propri genitali, a bambini di 6 anni. È un documento ufficiale, Presidente, poi per suo tramite lo farò pervenire alla collega Scarpa. Oppure la gioia e il piacere nel toccare il proprio corpo, l'invito alla masturbazione infantile. Allora, Presidente, vado a concludere. Non serve appellarsi al fatto che in Europa c'è qualche paese che lo fa, non serve appellarsi a queste linee guida. Al Movimento 5 Stelle, a mio modesto e libero parere, non interessa soltanto l'educazione alla parità di genere. Loro hanno una fissa per l'educazione sessuale, alla sinistra tutta, come peraltro ha dimostrato a Roma il sindaco Gualtieri. È di questi giorni la notizia
che vuole addirittura prevedere un progetto in cui darà la possibilità ad attivisti e a militanti di associazioni LGBT di entrare nelle nostre scuole, di entrare dove non tutte le mamme e i papà sono d'accordo. Allora, Presidente, ho concluso ribadendo un semplice concetto, che se il PD, le sinistre e il Movimento 5 Stelle intendono fare educazione sessuale, liberi di farlo nelle sedi di partito, vediamo quante mamme e quanti papà porteranno i loro figli. Grazie, Presidente. Signor Presidente, io trovo intollerabile che un deputato definisca un emendamento fatto da altri deputati che sono dell'opposizione una nefandezza. È inaccettabile, è volgare, le è chiaro, deputato? Lei non si può permettere, perché, signor Presidente della Camera, noi qui non siamo a Kabul, è chiaro? Noi siamo nella Repubblica Italiana, c'è la democrazia, dove l'informazione sta alla base della nostra democrazia. Lei, deputato Sasso, non ci porterà al Medioevo, all'oscurantismo. Non possiamo permettere, signor Presidente della Camera, che i nostri giovani facciano sulla propria pelle ciò che invece dovrebbero essere le istituzioni a insegnare loro. E sa che cosa dobbiamo insegnare? State zitti! Signor Presidente, colleghi, lei mi deve garantire, colleghi, il diritto di parlare. Deputato Bonelli, intanto lei deve rivolgersi, come sa, alla Presidenza, quindi non può dire state zitti. Infatti l'ho citata più volte. La cosa che le istituzioni devono fare, e anche il Parlamento della Repubblica Italiana, è quello di insegnare ai giovani una cosa che si chiama rispetto, rispetto del corpo delle donne, rispetto. E oggi voi, e non capisco come sia possibile che la ministra Roccella su un tema di questo tipo scappa, fugga, perché il tema oggi è rispetto, rispetto del corpo delle donne, che le scuole insieme alla famiglia devono insegnare. E oggi voi non state facendo la cosa giusta. Ma detto questo, io trovo, e concludo, signor Presidente, che è intollerabile che un deputato possa definire un emendamento una nefandezza, inaccettabile, come è inaccettabile il loro comportamento.